Io in tutti i lavori che ho fatto guardavo l'orologio. Adesso per me le giornate volano, è qualcosa di meraviglioso. Mi chiamo Giuseppe, ho 29 anni, sono nato in Sicilia, a Niscemi, un paesino sopra una montagnetta. Mio padre si è spostato a Napoli, ci siamo spostati a Cremona, è sempre stato un po' un viaggio nella nostra vita. E io poi ho continuato a girare anche da solo. Faccio artista di strada. Però adesso abbiamo trovato una casetta in Toscana, in mezzo alla campagna. E vorrei stabilirmi lì con mia moglie Alla, una ragazza ucraina. Siamo insieme da 7 anni ormai e ci abbiamo già quasi 3 figlie, femmine, tutte femmine, rigorosamente femmine. Mi ha cambiato l'esistenza. Diciamo è stato un angelo che mi ha tirato via da un percorso sicuramente sbagliato. Facevo una vita un po' di quelle che non vanno fatte. Ho vissuto un po' in Ucraina, ci siamo sposati lì. Poi la guerra nel Donbass, vedere passare gli aerei sopra la testa non era il massimo e abbiamo deciso di tornare in Italia. A casa mia ho ospitato chi ho potuto, alcune delle sorelle sono venute con i figli, i mariti purtroppo sono bloccati lì, non possono muoversi. Un giorno ero a Milano, ho visto degli artisti di strada, non ho visto uno particolarmente bravo. E gli faccio, ci si riesce a campare, come non ci si riesce? Se riesci a trasmettere emozioni, ci campi. E poi ho iniziato. Il palco mi agita un po', cercherò di chiudere gli occhi e di immaginarmi la strada, la mia strada. I don't know.